L'ultima volta l'abbiamo affrontato in 5. Ha resistito a una delle mie smart bomb senza fare una piega. Lo abbiamo già affrontato? Aspetta, non te lo ricordi? Ehi, Warlock. Su, apri. Sai, questa è la mia stanza. E quella viene dalla mia cassetta. Li hai composti tu, questi poemi? Quelli non sono poemi, è musica. Hard rock. Quella che si fa con le chitarre, il basso e la batteria. Scrittura semplicistica, similmente al loro scriba. Ok. Qual è il problema? Cosa ho fatto per farti arrabbiare? La tua ignobile leadership ha permesso alla Madonna di fuggire. Serviva per il trasporto al regno telepatico. Mantis aveva le sue buone motivazioni. Troviamo Nikki e andiamocene, così poi potremo trovarla di nuovo. Le tue tenui tattiche si affidano troppo alla sorte. Puoi convincermi che tali misere misure condurranno al successo? Certo. Assolutamente. Sagge parole, calme e misurate. Eppure dentro di me prolifera il dubbio. Il tuo contegno comporta un cambiamento rispetto alle mie volitive abitudini. Forse possiamo trovare un compromesso. Sì, un patto. Parteciperai a un patto di maggiore aggressione, garantendo gravitas alla tua gravida anima e trovando equilibrio sulle gelide onde del fato? Certo, sì. Tutto quello che serve. Dichiaralo. Giuro che sarò un bravo leader, che sarò più risoluto e che non lascerò che Mantis faccia come le pare. Sono parzialmente rassicurato. E tu invece, caro Mister Parolaio, come so che non cambierai idea rivedendo Raker? Perché tale sospetto? Voi due non eravate migliori amici? Siamo stati compagni per un'effimera stagione e ho espresso testimonianza del suo incalcolabile dolore. Egli piange il figlio. Ecco il motivo di tutto questo casino. La chiesa, la matriarca. Perché lui rivuole suo figlio. È impossibile, vero? Il Magus non può. No. Non può. Quindi? Possiamo fidarci? Quando troveremo Raker, dovremo sconfiggerlo, ti è chiaro? Senza dubbio. Allora, come sta? È frustrante. Come quando cercavo di parlare con Susan Harris al ballo della scuola. Non era l'umana che hai cercato di impressionare con lo yo-yo? Sì, e il risultato con l'ammantato è stato analogo. Cos'è uno yo-yo? Hai sentito, Cosmo? Questo spiega perché non siamo riusciti a contattare Cosmo. Io sono Groot. Se non rispondi, va a finire che ci vaporizzano. Penso io a questa comunicazione. È tutta tua, bello. Salve, viaggiatore. Hai accettato la verità della promessa divina? Certamente. Sono qui con mia moglie e mia figlia morte da tempo. Ringrazio la matriarca per il suo dono. Che la promessa sia mantenuta. Puoi atterrare allo spazioporto. Tutti quei bar e le sale scommesse. E gli spaghettini? Forse non è così male come sembra. Immagino sia anche peggio. Raker raduna le truppe, mentre noi aspettiamo pacifici.
Vado più veloce che posso, Lingot. Ma che cavolo! Gran, ha lasciato il bozzolo e si crede una farfalla. È un vero uomo d'azione. Speriamo solo che tenga occupata la chiesa mentre cerchiamo Nicky. Chi si aspettava che fossi in grado di fregare la sicurezza, Palestrato? Sono portato per l'inganno. Ci vorrà ben altro per raggiungere la corteccia di Continuum e salvare Nicky. Soprattutto dopo la scomparsa di Lingotto. Non dovremmo cercarlo. Il tempo stringe, per salvare la ragazza non dobbiamo distrarci. Brax ha ragione. Speriamo che Warlock riesca ad assestare qualche colpo. È tutto tuo. Quel coso mi ha fatto venire il torcicollo. Abbi cura della Milano, ok? Assicurati che sia ancora qui quando torneremo. Andiamoci dentro, salviamo Nicky. Peter? Ok. Tranquilli? Ci penso io a questi tizi. Benvenuti, viaggiatori. Siete qui per assistere al compimento? Al cosa? Il realizzarsi della promessa della matriarca. L'inizio del nuovo mondo. Privo di morte, dolore o paura. Dovreste esserne a conoscenza. Non siete passati dai controlli prima di arrivare? Cosa? Ma certo che sì. E perché non sapete del compimento? C'è qualcosa che non va. Fermiamo questi eretici! All'attacco! Vittoria sarà presto nostra, amici. A meno che non mandino dei rinforzi. Se lo facessero, dovremmo muoverci come saette. Colpirli alle spalle. Io sono Groot. E se fossero troppo veloci? Ci servirebbe un altro piano. Ehi, ehi, ehi! Ogni combattimento ha i suoi imprevisti. Ma cercare di anticiparli peggiorerà solo le cose. Ci vuole calma. Se si mette male è facile perdere il controllo, ma se ci concentriamo... Gli faremo del male. Chi è con me? I campi di Urtata attenderanno! Lasciate... Grax, distruggi! Conviene pregare che il nuovo mondo sia senza morte, dolore o paura.
li ammazzo tutti per quello che hanno fatto qui. Si sono dati da fare con la ristrutturazione. Che cosa? La torre di Cosmo è spenta. Io sono Groot. Solo perché qui non è mai stato buio. Tra quelli che ci stanno sparando c'è anche la sicurezza di Nowhere. Non lascia ben sperare per il cane. Non sono un fan del cagnaccio, ma un telepata ci avrebbe fatto comodo. Il fatto che la torre sia spenta non vuol dire che Cosmo sia morto. L'ultima volta che siamo stati qui ha messo K.O. Ora è Drax e i cacciatori di Lady Hellbender, senza alcuno sforzo. Ho il terrore di ciò che troveremo al mercato. La stessa cosa che abbiamo visto all'arrivo. Sì, ma da vicino. A volte Nowhere faceva davvero schifo. Razza! Laggiù! Ce ne sono un casino. Speravo che qui in pochi avrebbero accettato la promessa. Tutti desiderano ciò che non possono avere. Già, ma questi ladri sospettavano di chiunque cercasse di regalare loro qualcosa. Non lo so, Rocket. Come dice Gamora, tutti desiderano qualcosa. La Chiesa personalizza l'offerta caso per caso. Quelle dannate batterie di fede sono ovunque. Come sulla Halas Hope. Forse c'è un altro cannone laser gigante nella corteccia di continuum. Per assorbire la fede da più mondi in contemporanea. È possibile. L'energia non carica queste batterie. Li stanno svuotando. Quindi alimentano qualcosa. Così sembra. Servito a niente. Al diavolo, io mi butto. E che si fa coi fanatici? Se li vedo li faccio secchi. Possiamo farcela solo noi, giusto? Dai una ripulita, Quill. Mi sa che ti tocca togliere un pezzo da questa parte, però. Se trovassi un passaggio lì... Sembra abbastanza solido per ancorarsi. Gamora, ora dovresti riuscire a usare la spada. Vuoi darmi una spinta? Che cacchio! Non il mantlo! Guarda qua. Ti va sul personale, qui. E qui ci metti tanto? So che amavi molto questo posto. Era l'unico luogo della dannata galassia in cui ci si sentiva al sicuro. Cioè, a parte le risse. E le retate della sicurezza. E i cacciatori di taglie. Gli dedicheremo un brindisi. Ma ora dobbiamo muoverci. Non abbiamo più notizie di Chiomadoro da quando si è buttato dalla nave. Adam Warlock. Si sarà spiattellato da qualche parte nella città bassa. O è stato raccolto da qualche pazzo di passaggio. O magari non sta davvero dalla nostra parte e attende l'occasione per attaccarci. Comunque, a che ci serve l'ingotto? Andiamo alla grande anche senza di lui. Io non andavo alla grande. Il Magus mi divorava l'anima. Ricordi male. Ho un'ottima memoria. Sono solo ottimista. Ah! Sai perché ci serve Warlock? Attenzione! Sembra che la Chiesa voglia tenerci a distanza. Non ci riuscirà. Oh! L'Emporio era proprio qui. La Chiesa l'ha distrutto. Ne dubito. Il collezionista avrà levato le tende al primo segnale di guai. Anche prima.
Sembra che il collezionista possa vedere il futuro. Sul serio? Con me non ha funzionato. Non aveva la minima idea che avrei liberato Groot. Eroe. Non fare il sentimentale con me. Perché piangi, roditore? Non sto piangendo, pensavo a tutti i lavori che ho fatto qui. Oh, accidenti, Rocket me ne aveva parlato. Farai salti dalla gioia. Arrivano altri Pegasi. Spazzeremo via come zanzare. Aspetta, Gamora! Spaccati la faccia! Non va a salvarti fino da qui! Grandi problemi si risolvono con grandi amici! Grazie, Drax! Chi pensava che far fuori fanatici fosse così divertente? Così li portiamo in chiesa, amico! Siamo a un punto morto! Qualcuno in modo particolare? Attento, Peter Quill. Ragazzi, guardate giù. C'è fin troppa luce. Pensate che sia il condimento, vero? Ma potrebbe essere solo lo scarico dei cavi. Qualunque cosa stiano facendo, deve parecchia energia. Hanno alimentato la flotta così per raggiungere la Mantis? La corteccia lo gestirebbe senza mani. Nicky aveva in mano la gemma dell'anima di Warlock. E se si fosse fusa e Raker volesse rimuoverla? Come con riccioli d'oro? La prima volta non è andata benissimo. La ragazza avrà percepito il male nella gemma e insistito per riprovare. Oppure è tutto inutile e Raker vuole appropriarsi del potere della gemma. In ogni caso dobbiamo andare nella sottocittà per cercare la ragazza e bloccare tutto. Ed essere pronti a gestire la loro reazione. I vampiri saranno pronti a morire per riportare in vita coloro che amano. Cosmo non è da quella parte. Laggiù potrebbe esserci qualcosa di utile. Groot? Ah, il cuore malfamato del cuore malfamato. Sai che i bracconieri si divertivano da queste parti? Per questo c'è questa puzza? Già, bestie putride da Maclo 4. Speravo di trovare delle overbike qua giù. Perché mai? Il parcheggio non costa un occhio. E poi a volte... Ti ci puoi infilare? Sì, vediamo dove porta. Dunque, se ci fossero state le overbike? Saremmo saliti a bordo per volare nella città bassa. Io e Groot lo facevamo regolarmente. Là, dovrebbe essere sicuro. Grazie al razzo, gli stivali impermeabili. Continuiamo prima che Nicky arrivi allo stesso punto. Cooperazione in crescita. Siamo una grande squadra. Sì, certo, Drax. Siamo una famiglia dannatamente felice. Che fai con quella robaccia? Non è robaccia. Forza della sua luce! Vai a mangiarci! No! I guardiani della galassia!
Salvate i fedeli e avvisate il grande unificatore! Il compimento non deve essere interrotto! Siamo? Fa un po' sclera? Gamora? Aspettaci! Almeno abbiamo interrotto quello che stavano facendo! Il compimento? Non può essere così facile! Codardi, fatemi sotto! Ce ne sono fin troppi, bestioni! È uscita di terra! Con la furia degna dei catatiani! È una specie di bambola, non ne ha idea! Occuparci subito dello sciamano! È rotto a terra! Bene? Benissimo. Ok, non va bene per niente. Gamora, ehi, aspetta un attimo. Perché? Così altri bambini saranno sacrificati nel nome di Rhaegar e della sua chiesa? No, certo che no, è solo... Solo cosa, Mid? Non lo so. Respira. Ogni singolo minuto perso. Non c'è tempo per respirare. So che Rhaegar ha risvegliato brutti ricordi. Thanos non c'entra niente! È per Nikki, per ciò che uomini come Rhaegar e Thanos fanno alle ragazzine, come me. E mia sorella, se fossi stata capace di proteggere Nebula, forse... forse non sarebbe morta. Wow, cosa? Nebula è morta? Come? Chi è stato? Dimmelo, così vado a stringergli la dannata mano. Io. Hai ucciso tua sorella. Hai visto lei nella promessa della matriarca? Così ho capito il trucco. La Nebula che conoscevo si era trasformata in un mostro rancoroso e vendicativo. Non si sarebbe fermata se non l'avessi uccisa io. E l'ho fatto. Ma non credevo di sopravvivere. Perché non ci hai mai detto nulla? Perché non è l'ideale per rompere il ghiaccio. Ehi, sono Gamora. Ho ammazzato mia sorella. Facciamo amicizia. Certo che no. Chi vorrebbe un mostro al suo fianco? Chi lo vorrebbe in una squadra? Una squadra in cui... mi trovo più o meno bene. Dopotutto. Beh, io detesto Nebula, quindi per dire la verità... cosa? Sto dicendo che non cambia nulla. In realtà cambia tutto. La donna più letale della galassia ha appena ammesso... che ci vuole bene. Non è vero. Sì, invece. L'hai ammesso subito dopo aver detto che hai ucciso tua sorella. Ho detto mi trovo più o meno bene. Che per i catatiani è una dichiarazione d'amore. Ho detto amicizia. Ok, cambiamo argomento?
Concordo, non potrei reggere un'altra dose d'amore. Vi accettiamo, Gamora Zen Woberi. Praticamente siamo sposati. Che cosa disgustosa. Va bene, direi che ci siamo riposati abbastanza. Ora andiamo a ostacolare il capo di una setta? Andiamo! Rinforzi possono contare. Dobbiamo bloccarli in qualche modo. Raggiungiamo il ponte. La torre di Cosmo è la via più rapida.